Sì. Ci siamo? Entro qui. Buonasera a tutti ragazzi, siamo ancora noi qui, un live veloce con i capelli intelligenti, Collegatevi perché siamo in diretta, nuovamente sicuramente quello dei capelli in diretta. Aspetto gli amici di Instagram con la mitica Silvana, ciao Lady Blue. Ciao. L'abbiamo presi così, alla sprovvista, siamo entrati e via. Ciao Rosaria, chi è che mi manda un messaggino? Ciao Graziella, ciao Lady, che li fai stasera? Veloce, veloce, veloce perché tanto siamo, dobbiamo andare nell'altra stanza. No, no, ma ho da fare altre cose. Stasera live, ci rivediamo domani a mezzogiorno, ragazzi. Attenzione, ciao gli amici di Instagram, siamo qui vicini con la mitica Silvana. Stasera facciamo vedere un'acconciaturina giusta. Silvana, l'hai visto? L'hai visto quante persone ti guardavano, no? Stasera guardiamo la maglia, l'eleganza della Silvana in stile... Com'è? Che stile sei io? Che stile... Cioè, per arrivare alla primavera? È un po' sì. Ciao Irene! Non sono invernale stasera. Stasera la Silvana non è invernale, guardiamo l'eleganza con la scarpa... No, quella scarpa è straordinaria. Ti piace? No! Attenzione, inquadriamo la scarpa della Silvana perché la Silvana è porta moda, fa moda. Guardate l'eleganza, scusate stasera, ma siamo. Perché effettivamente da come si dice, una donna con. Quindi l'eleganza, quindi una scarpa, il capello e poi un vestito, è sempre al top. Poi qui, se avete notato, sono ritornati i famosi orecchini della Silvana, attenzione. Bene, questi sono. Quando Lady Blue finisce l'acconciatura si mettono perché senza quelli l'acconciatura per intelligenti non è completa. Dico bene? bellissimi. Ciao Lady, allora che ci racconti? Oggi sei hai corso tanto. Ciao Marzio, ciao Elsa, ciao Giuseppe, abbiamo preso in contropiede, attenzione. Ciao Ilaria. Ciao Ilaria, ciao Margherita. Vediamo l'acconciatura della mitica Silvana stasera, dai. Sai come sono collegato alla fase non sbagliata? No, sono quello normale? No, perché ho le altre. No, aspetta, poi dopo di quanto si risciolgo. No, vieni a dire quello giusto. Cioè, meglio quali sempre. Ciao Silvia! Ciao Franca, come stai? Siamo con la mitica Lady Blue, un saluto alla mitica Lady Blue. La numero uno. La mitica Silvana. Ciao Leo! Con questa maglia, capito? Questa è una maglia, ciao Annarita, questa è una maglia, è una maglia... Tanto sono le cose che sono finite. Ciao Ottavio, ciao Franco! Che poi vedi fare delle operazioni importanti, quando le fai in giro, non è vero. Come no, stavo spiegando delle questioni tecniche di marketing. Si stava guardando Lady Blue. O non c'ho linea qui, può darsi?
gli altri a me non sembrava di avere. Ok. Angela, ciao! No, no, non so, non so. Angela, ciao! Ciao Giovanni! Mi metto qui accanto a Instagram perché stasera siamo entrati così, di soppiatto, di soppiatto. Ciao Luigia! Vedi là come stai? Guarda. Sarà la pagina di YouTube? Ciao Rita, ciao Paola, ciao Angela, benvenuti sul canale Capelli Intelligenti. Siamo qui per vedere l'acconciatura della mitica Silvana stasera in un live molto veloce, molto rapido, molto molto sprint. Ciao Rossella. Ma quando c'è questa situazione in Italia cambia anche il modo in cui le persone guardano. Ciao Marcello, ciao Maria, siamo qui con Lady Blue in una piega, in una acconciatura della mitica Silvana. Ormai la conoscete la mitica Silvana, una donna con la classe, con la scritta sulla carta d'identità, segni particolari, donna di classe. Come stai? Sono arrivata a 63 anni. A 63 anni? Ora di marzo però che sto continuando. Marzo, quando marzo? Che sei, una riete sei? Pesci no, pesci. Sei una sognatrice. Una riete mi sembra di. No, era marzo, anche marzo, non mi ricordo di quando, ma è marzo. Anche fine marzo, inizi di marzo no. Perché noi che hanno 18-19 siamo quasi a fine, poi iniziamo a fare.
un pesce. Ah, anche lui? Ciao Marvin, ciao Alberto, ciao Michele, ciao Flavia, ciao Monia. Che ha detto? No, il giorno prima. Sentite la storia di Silvana, aspettami, io bisogna inquadri qua perché è la prima volta. Io sono nata il 18 di marzo, era sera alle 9. Sì. La mattina dopo è nata Giuseppe con la stessa relatrice. No, vabbè. Poi è andato dal muro. Guarda una cosa bellissima. Poi aspetta, dopo la raccontata. I genitori sono andati in comune per organizzare le nascite. Mio padre e padre Giuseppe si sono fatti da testimoni. No! Dai. No! Avete ragazzo, proprio il vestito era già dato. Cioè, io. La stessa allenatrice e questi genitori che hanno fatto la. Come non vedo la parola. Meraviglioso! Da testimoni! Bravo, ecco, non vedo la parola. Accidenti, bello. Esisteva nello stesso paese e io fino a 18 anni non lo conoscevo. No, Beppe era rimasto così nascosto. La sua famiglia, una parte della sua famiglia la conosceva, no? Vabbè. Sulla funzione. Accidenti. Bella cosa però. Quindi grande Beppe, capito? Dopo il 18° anno lui ha fatto tac. È vero? E t'ha preso. Ciao Elena, ci vuole un mutuo per cosa? Per comprare una casa? No, non costa quanto una casa. Ciao Franca, ciao ragazzi, ciao Anto, ci vediamo presto. Ciao Franca, la Franca, saluta la Franca. Ciao Franchina, ti aspettiamo, ciao. Ciao, ciao. Che hai fatto? No, c'è la storia. Raccontaci la storia. Allora, stasera ascoltiamo volentieri la storia di Silvana con il mitico Beppe. Quando avevo 18 anni, tramite una mia amica ci siamo conosciuti. Insieme un paio di settimane, ma ci si vedeva per amici, ci si vedeva la domenica, insomma, basta, allora non era come ormai i tempi, insomma. E poi niente, ci siamo persi di vista perché lui è andato, lui lavorava da Arezzo, io lavoravo in una patina di Antino, io parevo, e io facevo la sarta, ero maestra, e da me ci venivano tre o quattro ragazzine a imparare da me. Quando io poi mi sono trasferita dal mio paese, che sono venuta ad abitare a Pistoia, io scrivevo ai miei allievi, gli dicevo, si scriveva, loro non c'erano i telefonini, che si scriveva. E nel frattempo mio marito era venuto anche lui, aveva messo il negozio da parrucchiere qui a Prato. Il grande Beppe, certo. Maestro di acconciatura. Avevano preso un appartamento, pagavano l'affitto e stavano portando a casa. Questo ragazzo, per l'appunto, era il fratello di una figliola che veniva a lavorare, a imparare da me. Io scrivevo a questa figliola, tramite questa figliola mio marito ha avuto l'indirizzo. No! No! Ho avuto a Pistoia a trovarmi, perché lui era qui a Prato. È venuto a Pistoia e io non c'ero. Allora, la domenica dopo, con la mia amica si passeggiava nella strada e è passato lui in lambretta. E noi ci siamo salutati. Con la lambretta? Siamo la lambretta, se tanto. Elena, aspetta, ti rispondo, sento la storia di della mitica Silvana e poi ti rispondo. Quindi, io con la mia amica gli dicevo, io con questo non mi fidanzerò mai. Perché non ti piaceva la lambretta? E con lui dicevo non ci
fidanzo, non mi ci Ma come mai? Non mi aspergio e non mi ci voglio fidanzare, perché quando l'avevo conosciuto era madrolino, quando poi non mi vedi si era un po' tranquillo, io mi guardavo un po' lui. E allora io con questo niente da fare. Giuri e spergiuri con la mia amica che assolutamente non mi sarei mai così. E lui insisteva, ci domenica ci vediamo, dove vai? Ti vado a ballare. E mi sono andata al cinema, perché non lo pensavo. L'altra volta dice, dove vai? E mi al cinema. E sono andata alla volta, devi conoscere a ballare. Ma no, andava al cinema e sono andata. E poi hanno finito, cioè, ci si rincontrò, e non aveva tanta chiacchiera, mio amico. Grande Peppe! Allora Elena dice: io soffro dall'alopecia da quando avevo 11 anni, ora ne ho 44, non me lo posso permettere. E dice: non è giusto. Allora partiamo da un presupposto, no? Diciamo, io mi dispiace se c'è una cliente, qualcuno che non se lo può permettere, no? Perché noi stiamo lavorando sul fatto del poterlo offrire a tutti questo servizio di aperi intelligenti, Elena. Quindi ti dico, la spesa oggi è una spesa che comunque ha una, essendo un dispositivo medio di classe 1, con esempio, c'è un rimborso, no? Che vuol dire, le nostre clienti, quindi che sono in Toscana o in altre regioni dove c'è l'autorizzazione, hai un recupero quasi fino al 50% dell'intera spesa nel primo anno. Va bene, quindi se te spendessi 2.000 euro, ne recuperi all'incirca 1.000 e lo puoi dilazionare, Elena. Se vuoi avere magari maggiori informazioni su questo, mi puoi lasciare il tuo recapito, va bene? Ti chiamo, ti faccio chiamare e magari mi puoi spiegare bene dove sei, quindi mi spiego un po', diciamo, il problema e magari ti posso dare delle informazioni più dettagliate, Va bene, ricordatelo, perché te non guardare il prezzo finale, ma devi guardare il prezzo reale detratto delle agevolazioni fiscali che la tecnologia 3T Ionix dal 2012 è un dispositivo medio di classe 1. Quindi tante nostre clienti hanno delle agevolazioni e se lo possono permettere come una spesa, come andare dal parrucchiere, ecco. Questo è quello che ti voglio dire, quindi magari io ti lascio qui il numero. Chiama questo numero, chiedi direttamente di me e mi spieghi la situazione. E fai conto, Elena, ci pensiamo tutto noi per quanto riguarda le agevolazioni, capito? Se contatti l'azienda, poi le ragazze ti mandano tutto quello che serve, se deciderai, quindi io ti farò vedere qual è il prezzo reale che pagherai, non quello effettivo, quindi quello che viene da piano di garanzia, e rimarrai molto sorpresa di questo. Perché i capelli intelligenti stanno diventando un po' alla portata di tutti, perché è giusto che una persona come te abbia, va bene, il sacrosanto diritto di poter riavere la propria capigliatura con la migliore tecnologia oggi e poi che puoi avere, va bene? Quindi chiamami. Intanto vediamo come si trasforma la nostra mitica Silvana dopo il racconto della storia, della love story con il grande Beppe, cioè col suo marito Beppe, maestro d'arte. Quindi la nostra sarta Silvana, devo dire, è stata una storia tipo da... Come sentieri. Ma diciamo le mani in mano. Elena, sono bellissime e le vorrei tanto. Io buono, Elena, telefono, mi sono detto.
telefono, una capigliatura top la puoi avere anche te, è vero o no? Dai retta a me, fidati del presidente, capito? La tecnologia 3T, la tecnologia del GECO, beh, un capello così è meraviglioso, pensate, guarda che eleganza ha lei. E lei se lo può permettere, voglio dire, no, sei in pensione, penso, no? Non è che lavori. Per una pensionata si può permettere, va bene, i capelli intelligenti, no? Come ti posso dire? È chiaro che non è gratuito. Vorrei che fosse alla portata di tutti, ma sta diventando. Chiamami. Va bene, dico bene. Volere e potere, no, però alla fine non ti fare, non ascoltare, basta quello che vedi, cioè vai a fondo, capito? Perché magari qui non è che si parla anche degli aspetti, diciamo, no, bravo, oh, ti sentirai appagata. Quando posso? Allora, intanto di dove sei, Elena? Perché intanto noi lo sai che siamo a Calenzano, provincia di Firenze, no? Però abbiamo centri in tutta Italia, però ti dico, chiama a Firenze. Lascia i tuoi dati, ti richiamo io personalmente, poi parliamo insieme del tuo problema e poi ti dico io qual è il risparmio che hai, che è notevole, che si parla di un 50%. Pisa, e qual è il problema? Pisa, sei qui a un tiro di schioppo, te lo potrai permettere, te lo dico io, te telefonami, capito? Rimarrai sorpresa da quello che ti dirò. Perché per intelligenza te lo dice la Silvana. No, è una meraviglia, io non faccio. No, ma ti dice lei, dice ha paura di non poterseli permettere. No, vabbè, perché oggi è un momento così, no, però ti dico io, alla fine. Fammi un esempio di donna che potrebbe. Io ti posso dare un esempio, se una cosa veramente ti fa piacere farlo, ti desidera, si può lasciare indietro altre cose, giustificare di rispetto che non hanno nessun senso. No, no, infatti, no, Elena, capito Elena? Senti la Silvana. Io la vedo così, se una cosa veramente piace, si fa di tutto per la vera, si può fare a meno di piccole cose che non servono a niente. Esatto. Ma Elena, telefona con fiducia, veramente. Si recupera più del 50% addirittura di quello che è il piano di garanzia. Vedrai che forza che si vede meglio, si certo. Poi Elena, una cosa che ti dico, te con la tecnologia long range, ora magari ti spiegherò quando mi telefonerai o magari poi verrai qui a un appuntamento, ti puoi gestire direttamente da casa, non è che devi venire ogni due mesi, puoi venire anche ogni 3-4 mesi, cioè alla fine ti puoi gestire in qualsiasi momento. Chiamami appena è finita la diretta, va bene Elena? Sì, chiamami appena è finita la diretta, tanto noi siamo operativi fino a 10 alle 7 siamo operativi, quindi la diretta finirà fra 10 minuti, quarto d'ora o la splendida Silvana. Mi chiami subito dopo, va bene? Ci tengo, Tanto te le sei segnato il numero, vedrai che e poi ti spiego, poi la Silvana te lo dice, non è che lei qui è pagata per dire queste cose, eh? Lei le dice perché le crede davvero, giusto? Grazie a te, Elena, ti aspetto dopo. Io le dico perché mi sono trovata bene ed è una. No, ma dico, cioè, non puoi aver paura di non potertelo permettere, sennò che tecnologia è, no? No, no, ma tutto si può fare, si può permettere tutti di fare. Ecco, capito? Senti le parole di Silvana, quindi se ci fossero delle donne che stanno guardando e hanno paura di non poterselo permettere, ricordo io che oggi il telefonino ce lo abbiamo tutti, no? Oppure dal parrucchiere ci andiamo quasi tutti, no? Le donne ci andate quasi tutte dal parrucchiere. Ora non dico tutte. Più o meno tutte, magari vi andate spesso e un pochino più di rado, però un po' tutte sì. Quindi dopo potrai fare la parrucchiera a casa da te, perché alla fine per l'intelligente ti puoi gestire bene. Sì, può andare dalla parrucchiera normale. Sì, chiaro. Senza che, voglio dire, abbia delle cose di cui vergogna, no? Perché ti mandano in testa, perché vedi. Certo, sì. No, ma ora c'è la paura con questo problema, no? Dici, la situazione è quella che è, magari non si lavora, c'è poco lavoro, c'è, le persone hanno paura, cioè giustamente dici, prima di fare una spesa. Ma questo lo capisco, se è un momento particolare lo capisco. Però passerà anche questo, voglio dire. Certo. Intanto si può informare, vedere poi come il pagamento com'è. Ecco, i pagamenti è importante perché sono tutti dilazionati, quindi volevo dire, esiste la possibilità di proprio di
comodamente sull'addebito sul conto corrente, ragazzi, di avere una rata mensile che si decide insieme, senza interessi, senza l'aggiunta di spese. Certo, no, ma è vero, perché tante volte me ne dimentico, perché noi si fa questo servizio da anni, perché oggi penso che una garanzia che si sfrutta nel tempo debba essere, possa essere pagata nel tempo, non subito, no? Quindi anche per non andare a gravare sulle tasche delle famiglie, quindi che oggi hanno una persona, una famiglia che è affetta all'alopecia e ha bisogno di spendere dei soldi continuativamente. E questa cosa la dovrebbero apprezzare molto, perché tutti non lo farebbero. Certo, certo, noi sì. È una cosa, no? Certo, sì, perché molto incontro di stare al cliente. Penso che il cliente, se non sta comodo, non possa essere. Non possa essere un buon servizio per il cliente. Perché i tempi poi stanno cambiando, oggi. Penso che bisogna aiutare i clienti a stare bene nelle loro scelte che fanno, no? Bisogna cercare un po', come si dice, una catena un po' legata a tutti, insomma. Brava, brava. I tempi cambiano e bisogna oggi essere flessibili, no? Avere gli strumenti più che altro. I capelli intelligenti permettono di questo. Quindi Elena, ti spiegherò dopo come fai a poterti permettere una spesa, anche se ti sembrava una cosa strana prima. Perché comunque è una spesa che può essere dilazionata nel tempo, ha tanto quindi di detrazioni e anche di sconti fiscali, perché è un dispositivo medio di classe 1, quindi questo è, e tutte le nostre clienti, chi più chi meno, fa utilizzo, no, di questi servizi, va bene, che le ragazze qui bravissime in amministrazione vi sanno, soprattutto per le donne, per l'alopecia, quindi vi sanno spiegare, ma lo fanno da 8 anni, 9 anni, quindi questo è. Quindi non vi preoccupate, telefonate con tranquillità. Quindi dico anche agli amici di Instagram, è una spesa che ci si può permettere, che non va a gravare sul bilancio familiare. I capelli intelligenti, quindi dicevo, no, sei d'accordo su questo? Oggi si spende 2000 euro per una vacanza sacrosanta, no? Sacrosanta. Cioè, tu potresti modularla, no? Questa persona se tiene più alla vacanza o se tiene più al capello? No, no, è vero, è vero. Può fare la scelta, no? Dice, io di queste due cose la priorità è questa, preferisco questa. Io ho sempre fatto così nella mia vita. No, senti, se lo dice la Silvana, insomma. E qui abbiamo un personaggio, no, incredibile. Qui bisognava girare qualcosa. Buonasera, direttore. Buonasera. Ci è venuto a trovare ancora, e ancora, no, ma sempre solo una stampella. Attenzione. Che è Luca. Ha avuto un. Mi sono buttato al terrazzo, per salvarmi. Perché gli volevano. Era a caso dei diretti, mi sono buttato tutto. È vero, c'è il terrazzo, No, quando ti sei buttato, quando ha incontrato il cliente, ha detto ho detto uso ancora la colla. È vero, e allora si è buttato al terrazzo. Però accettiamo. Bella bella, ecco, sì. Eccola il ricciolo, la mano fatata e la di blu, i capelli intelligenti che pum! Vedi, salgono in cielo, lo vedi? Questa è la tecnologia. Elena, guarda, i capelli che ti potrai permettere, un capelli straordinari per sentirti bene, bella, a posto con te stessa. E levare sto freno a mano nella vita e andare e dare gas, guarda che bellezza! Sembra un miracolo, i capelli intelligenti, straordinaria tecnologia. Brevetti, ormai da tanti anni, però per aiutare le donne a essere le più belle, sentirsi bene, volersi bene, insomma. Un capello così, ragazzi, fa invidia al mondo. Una donna, un successo. Jenny. Ciao Gian, ciao Lucia, Lady Blue, da sempre la magica Lady Blue. Come fai, Elena, a dire non ti voglio vedere con un capello così, non magari con questa acconciatura, con la tua, giusto? Certo. Quindi. Stasera è bello, voglio mettere i capelli intelligenti, se li possono permettere tutti, ti dico io. E il titolo sarà questo. Dico bene, grande Mirko, vediamo la fine di questa. Vedere e potere. Vedere e potere.
Guardate dietro la perfezione, no, attenzione l'attaccatura, com'è fatta questa maglia, attenzione, guardate il dito, top. No, qui dietro c'è una chicca incredibile. No, qui dietro c'è una chicca incredibile, no. No, attenzione, qui. No, guardavo la chiusura della maglia di dietro, cioè, non banale, una roba di grande classe. No, ma com'è, no? Il capello non da 10 e lode, oltre i 10 cosa c'è? Sì, oltre i 10 c'è 29. 29? 29, 28. Aspetta. Il profeta. Ciao prof. Che è successo? No? Con la società brizzolatura? 7 hai. I capelli intelligenti fanno anche questo. Che ti arrivo ti brucio. Che devo dire a queste donne che invidiano questi capelli che hai? Di venire qui perché siete voi che li fate così. Se li invidiano che li piacciono, è poi che devono venire per averli. Grande. Ciao Annika, 30 e lode, top! Annika, grazie Annika! 30 lode top si dà agli esami. Chi è stato all'università qui? Pochi, qui Mirko era già stato. Di fronte a dritto andavo. Dicevo, guarda, pigliamo tutto. Gli diceva proceda 18 a dritto, la seconda a destra. Il corridoio è andato in fondo, mi diceva. Sono un po' intelligente il ragazzo, mi diceva. Annika, guarda la tecnologia, questo, come la nebbia fra gli alberi, non si vede, ma qui vedi, basta che lei Lady Blue tocca e questi capelli diventano straordinari. Poi la tecnologia dei capelli intelligenti ve la potete leggere con calma sui nostri siti internet, sui social, dove ci c'è scritto, no? Cos'è, come funziona questa straordinaria tecnologia che rende i capelli delle donne più belli del mondo. Una cosa meravigliosa questa, portare al Corbo Prof lì con uno stressimo. A maggio le fa così, il nonno io poi. Non saranno santa. Lady, che dici? O santa. Santa. Pietro dice, vi ringrazio per tutto quello che fate, è inutile che la gente dice che il trapianto è meglio, è inutile ad oggi, l'unica soluzione è la vostra, perché il trapianto non riesce ad avere la fortezza. E poi con il rischio che ricadono, quindi oggi 2021 questa è la soluzione più bella. Pietro, sei un numero uno, Pietro, perché si verrebbe pagato da noi. È verissimo, Pietro. Hai detto delle cose vere. Soprattutto per una donna, Pietro, è vero. No, cioè io ho visto dei dottori che hanno avuto il coraggio di fare un trapianto a una donna. Cioè un autotrapianto di capelli a una donna, una calvizia così, non lo puoi fare. La tecnologia 3T Ionis, la tecnologia del gel è l'unica vera soluzione, è vero. Alla portata di tutti. Grande Pietro. Vediamo Lady Blue che pennello. Elena, che meraviglia, ti dice Elena. Che gli dici? Elena, telefonami ora, vero? Guarda come è bella, guarda che lavoro. Una cosa, lei... Ma la vedi la bellezza di questi capelli? Le protesi normali, no? E si vede che sono finte, no? Questa, i capelli intelligenti hanno sdoganato il fatto. Cioè, tutta la parte, diciamo, è come se... Come quando Lazzaro dice, alzati e cammina, no? La stessa tecnologia. Ecco che Lazzaro. Ha un capello vero, ma meglio di un capello vero. Lazzaro, meglio di un capello... naturale, meglio dei capelli propri. Sofia Loren. Sofia. Elena, pensa quando li avrai te questi capelli. Sofia, occhio. Non puoi aspettare altro, non puoi aspettare altro. Lady Blue sta facendo la Sofia. Sofia Loren. Sofia Loren, Lady. Ragazzi, che classe. Lady. Guardate come si trasforma, perché poi dopo il ciuffo... No. Elena è bellissima, ti dice, gli dice Elena. È meravigliosa Elena, ma te li potrai avere così. Pensate, sentiti bene, vediti bene, percepisciti bene. Non aspettiamo altro, perché la vita scorre via, un lampo.
togliamoci le nostre soddisfazioni, realizziamo i nostri sogni. Sogni di avere un capello straordinario, no, non rinunciarci, veramente, te lo dico perché ci credo, perché ho creato questa straordinaria tecnologia per risolvere questo, ma magari non vedrai l'ora. Guarda, non vedo l'ora neanche io, guarda, veramente. Ciao Nella. Il lavoro che hai fatto. Questa è la Nella, è la nostra mescista, tecnica mescista. Vai. Hai fatto un lavorone. Un po' di più. Col cuore. Sì, sei meno. Sì, un po' meno. Vabbè. Come sei? Un po' meno Sofia Loren, un po' più. Vai, aspetta. Mettiti pure gli orecchini. Ha detto meraviglioso. Ecco, ecco, questa è la parte finale di tutto. Attenzione, attenzione, perché i capelli intelligenti, finché la... Andiamo, andiamo a vedere, no, perché. È il mio sogno, Elena. Certo, è il tuo sogno, ma i sogni sono fatti per essere realizzati, e se no rimangono desideri. I sogni sono desideri. Datti un obiettivo, no? La differenza fra un sogno e un obiettivo è che l'obiettivo ha una data di scadenza. Datti una data di scadenza per realizzare questo sogno. Vediamo un po'. Oh, allora adesso siamo al top. Vai a vedere? No, allora guardate la bellezza di questa donna, Silvana, allora che dire? Ragazzi, guardate questo, Antonio, ciao. Allora, fagli un pensiero tuo di quello che pensi. No, per le donne ancora che sono lì che tentennano. Le signore che tentennano, io vorrei che prendessero la decisione prima possibile. Oh, lunedì si fa alle 6, Perché veramente... Ma si fa lunedì alle 6. Va bene. Perché va bene. Veramente è una cosa molto, molto, molto piacevole. È una donna, viene molto, molto... Già, allora, vedete, io ascolterei i consigli della Silvana, perché la Silvana è una persona straordinaria, vi dice le cose perché effettivamente le pensa, ci crede, lei essendo... Quanti anni sono che vengo? Noi sono tantissimi anni che vengo. Sì, non me lo ricordo neanche. Te non te lo ricordo, ma io me lo ricordo. 5-6 sono di sicuro. 5-6. 5-6 sono di sicuro. Quindi mi sono sempre trovata bene, mi avete sempre consigliato bene, siete persone molto professionali, ci si parla molto bene, cercate di venire sempre a pagare anche il cliente quello che chiede. Certo, questa è la nostra filosofia. Capito Elena, ora telefono perché ora fra un pochino si stacco. E quindi direi che possono venire ad occhi chiusi perché le consigliate veramente bene i vostri clienti. Grazie Silvanina. Allora, salutando la Silvana, meravigliosa Silvana, con la sua migliore meravigliosa acconciatura, io direi il grande Mirko lo salutiamo adesso, ci vediamo lunedì alle 6, va bene, un saluto agli amici di Instagram, va bene, ci rivediamo con il grande Mirko, penso che domani ci sarà qualcosa, ma lo vedrete, insomma, a mezzogiorno penso, domani mi hanno detto c'è un live a mezzogiorno, comunque voi rimanete collegati che poi insomma siete lì con il telefono in mano e insomma vedete, arriverà la notifica. Un saluto alla nostra bellissima Silvana, un saluto al presidente Max, un saluto a Lady Blue che adesso è nelle gabine che saltella come un grillo perché va di qua e di là. Un saluto a tutti voi. Un saluto a tutti voi e un saluto al presidente Max dal canale Capelli Intelligenti, il miglior canale per la soluzione ai vostri problemi di capelli. Ciao, a presto. Ciao.